Ciao a tutti, io sono Mariangela, benvenuti o bentornati sul canale. In questo video parliamo di un'ultima uscita molto molto discussa. Sto parlando, come avrete letto dal titolo, delle nuove palette componibili di Nabla, le Liberty X Palette. Diciamoci la verità, sono state delle palette piuttosto chiacchierate, soprattutto per via del loro prezzo. Allora, in realtà queste sono delle palette componibili. Vi faccio vedere quella che ho io, e nello specifico, è lei, è la palette che ho composto con tutti i colori limited edition. Fondamentalmente l'idea di fondo è molto carina, nel senso che è carina avere questo pack molto slim ma anche molto compatto da portare eventualmente in viaggio. E tra le altre cose è una diciamo cosa carina anche il fatto che qui dietro ci sono dei magneti che fanno diciamo attaccare un'ulteriore palette. Anche se a dirla tutta, comprare una seconda palette per attaccarla dietro diventa un pochino difficile perché, come ben sappiamo, questi ombretti sono stati fonte di discussioni accese un po' su tutti i vari social per quanto riguarda appunto il loro prezzo. Ogni cialdina, se non sbaglio, si aggira sulle 18 euro all'incirca. Io parlo però di queste qui. Diciamo un po' più speciali, queste dalla texture, comunque dall'effetto multicromatico. Armata di cellulare, vado a fare qualche ricerca e sul sito ufficiale questi quattro colori vengono 18,90 euro. Io mi sono spinta sul fatto che ad acquistarli, ovviamente sul fatto che li ho trovati in edizione limitata, nel senso indicavano limited edition, quindi ho detto ero restia a comprarli proprio per il loro prezzo, però essendo curiosa e spendacciona, questa cosa che fossero limited edition mi aveva un po' spiazzata e ho detto no, magari col passare del tempo non li troverò nemmeno più se li vorrò un domani provare. Il prezzo invece degli altri colori, perché in realtà non sono usciti soltanto questi in edizione limitata, ma ne sono usciti anche altri vari colori, sono usciti colori metallizzati, ok, anche altri special top coat, una roba del genere, oppure sono usciti anche i metallizzati, alcuni comunque si aggirano a prezzi un pochino più abbordabili. Bando alle ciance, come vi dicevo prima, mi sono fiondata proprio perché era limited edition e poi io ho un amore smisurato per il brand di Nabla. Ok, appena ho visto il prezzo ho detto no, mi bevo il cervello proprio se l'acquisto, ma ho dovuto farlo. Sono praticamente ossessionata proprio dai loro ombretti, ho tutte le palette, tra cui anche questa che è l'ultima uscita nel formato maxi, diciamo il classico formato, che è una delle più belle secondo me, e non capisco perché non hanno fatto una palette del genere. Cioè, guardate, ad esempio questo, anche questo è un duochrome spaziale e non capisco perché non hanno fatto una palette di duochrome. L'avrei comprata ad occhi chiusi. Quindi, sapendo della qualità di Nabla, ok, spendevo tanto, ma mi sono fiondata comunque lo stesso. Oggi quindi andremo a realizzare due look diversi, dato che sono a casa, quindi non devo uscire con un occhio di un modo e un occhio in un altro. Ho intenzione di magari fare un look utilizzando questo verde qua, fantastico, comunque a vederlo dal vivo è molto molto bello. Ok, mi rendo conto che magari ultimamente ho scoperto il mondo degli indie brand con i suoi ombretti metallizzati, duochrome spaziali. E mi rendo conto che magari questa non è una vera e propria novità, però ci sono comunque dei colori bellissimi. Ecco, forse girando un pochino la palette riuscite a vedere un po' la differenza di colore. È un po' strano da farvi vedere. Comunque sto notando una cosa che me ne dispiace tanto, devo fare veramente molta attenzione a muovere gli ombretti. Perché allora questo mi è arrivato già tolto dalla cialda e si sta staccando anche questo. È un vero peccato perché per 18,90 euro
mi aspetto comunque degli ombretti un po' più duraturi o comunque sia un po' più meno che si screpolano. Ecco, picchiettato intanto per rimettere a posto il colore, questo poi non era nemmeno arrivato sfrantumato. L'unico che mi era arrivato fuori dalla cialdina era questo qui. Allora, cerco di farvi gli swatch di tutti i colori. Questi sono i colori della palette. Ora, sono comunque uno spettacolo a vedersi, per carità, nonostante il costo. Provo a swatcharli. Eccoli qui, sono molto pieni, molto burrosi e spero che riusciate a vedere come riflettono la luce o comunque come siano cangianti. Che dire, proviamoli. Io ho intenzione di provare il verde oro e questo qui viola blu. Ho già realizzato la base, facciamo soltanto il trucco occhi e per il momento scelgo qualche colore di transizione da questa palette sempre di Nabla, che comunque non capisco perché non stanno riproponendo più, perché queste palette erano fantastiche. Questa è la side by side e inizio con questo colore di transizione che si chiama Beauty Mark. Sfumo ulteriormente con questo colore molto chiaro, un po' sul rosato pescato, che si chiama Bonjour. Vado con lo stesso pennello un po' più al di sopra della mia sfumatura. Ora con un pennello un po' più da precisione vado a prendere dalla palette Read My Mind di Nabla questo colore verde salvia, opaco. Ok, applicato il color verde salvia con il pennello di prima, senza aggiungere nulla, sfumo un po'. Applico una leggera puntina di questo marrone molto freddo che si chiama Clan dalla Read My Mind e giusto con la punta del pennello, soltanto qui nell'angolino. Ok, ora andiamo a prendere il pezzo forte, ovvero l'oro. Questa volta però voglio andare ad applicare, voglio cercare di fare un look mostrando tutto, quindi voglio accoppiare questo colore con questo e questo poi lo abbinerò con questo. Vediamo un attimino. Con le dita scaldo bene il prodotto, vado a prendere questo qui. Non vi ho detto il nome però di questi Magic Chrome, si chiamano così. Allora, questo è il Balsamic Notes e vado ad applicarlo qua. È davvero una roba assurda. Allora, ce ne saranno di colori di palette duochrome. Alcune ne ho già provate. Alcune ne ho già provate. E devo dire che sul mercato comunque ultimamente ce ne sono parecchie. Ma questo colore è tanta roba. Ecco, forse se faccio così dallo specchio in videocamera, da questa parte riuscite a vedere come cambia. E ora vado a provare anche questo, un pochino qui nell'angolino interno. Questo qui si chiama Solar Notes. E vado ad applicarlo nella prima parte del mio occhio e lo sfumo un po' verso il colore di prima. Anche questo super super bello. Provo a farvelo vedere. Questo è il look realizzato, il mio primo look con i colori metallizzati. Andiamo ora a truccare l'altro occhio con gli altri due colori che ci rimangono e andiamo prima però a realizzare almeno una sfumatura
matte, utilizzando dalla Read My Mind questi colori rosati che si sposano bene col violetto che voglio andare ad applicare. Vado a prendere questo rosato, il secondo della seconda fila. Poi prendo il colore al di sopra, questo qui un po' più scuro, e vado a intensificare di più la piega. Ok, direi di mettere subito, senza indugio, i colori più particolari. Vado ad applicare lui che si chiama Oriental Notes e è questo blu barra verde petrolio, stupendo, veramente. E lo porto qui sulla prima parte, scusate, sulla seconda parte dell'occhio. Allora, questo va lavorato tanto, va intensificato parecchio rispetto all'altro, questo qui che abbiamo applicato nell'altro look, perché l'altro sin da subito si vedono le cangianze. Questo qua dovete stare, secondo me, un po' a picchiettare e intensificare bene. Provo a fare la stessa cosa di prima, magari con lo specchio vedete, infatti dovreste vedere lì. È un bellissimo colore anche lui, però non so, forse io ultimamente ho la pendenza più per i colori così verdognoli, acidi, mi piacciono un sacco, però anche questo, tanta roba. E ci manca da provare l'ultimo colore che si chiama Candy Notes, questo qui, che applico invece sulla prima parte del mio occhio. Ed ecco qua, io spero sempre con lo specchio che riusciate a vedere come cambia. Questo colore magari, ecco, dal dito sembra più wow. Diciamo che questo colore rimane un pochino un semplice rosa con riflessi un po' sul pesca. Se dovete spenderci per questi ombretti, io vi dico, secondo me i migliori sono questi due. Ovvero Balsamic Notes, ho riletto bene i nomi, e Oriental Notes. Secondo me questi sono i colori che rendono un po' di più, che vale un po' più la pena, scusate, avere. Questi saranno anche belli, forse li dovrei mettere non accoppiati con questi altri due colori perché mi posso magari, cioè posso rendermi conto del fatto che qualcuno ruba la scena all'altro, ecco. Ok, ho applicato da questa parte anche il mascara. Che dire, mi piace anche questo look, però questo lo preferisco di gran lunga. Ho abbinato al look un rossetto molto tranquillo, si chiama Middle Karma, è un rossetto liquido di Nabla. E giusto per dare un po' di colore anche alle labbra, dato che qua ce n'abbiamo poco. Però ecco, questa è la parte con un look, con quello un po' più verdognolo, un po' verde acido, e questa è la parte del mio viso con l'altro look, un po' più freddo, purple, blu, molto molto bello anche questo. Però io, come vi dicevo, di gran lunga preferisco lui. Che dire, siamo arrivati, giunti alle conclusioni finali. E beh, io ho tratto le mie conclusioni, ovvero sarebbe stato meglio skippare questi due, secondo me, e acquistare soltanto questi altri due, come vi dicevo prima, per il semplice fatto che mi sembrano un po' più Magic Chrome, come promette il nome, perché magari questo si salva, perché è molto molto bello, mi piace un sacco questo poi messo nella prima parte dell'occhio. Il rosa un pochino mi ha lasciato, quel bianco rosa mi ha lasciato un po' nì. Della linea di Nabla, di questi Mono Liberty,
Ci sono in realtà anche delle colorazioni particolari, delle texture particolari, i Celestial. Uno dei più belli si chiama Cannabis, che è questo viola qua, molto molto bello, che ho fatto forse la cavolata, ecco, di non prenderlo. Potevo skipparmi magari questo colore e prendere lui. E comunque forse un Celestial ci scappa. I Celestial vengono 9,90 € rispetto agli altri, che vengono il doppio i Magic Chrome, 18,80 € o 90, scusate, quello che è. Però per dirvi, di questi Magic Chrome secondo me se ne salvano due, come vi ho detto, e vorrei provare anche i Celestial. Forse i Celestial, ecco, sarà più facile provarli perché sono un po' più accessibili. Già 9,90 € cialda ci siamo. Poi applichiamo qualche altro sconto che c'è quasi sempre sul sito di Labbra e va bene così. Però ecco, se volete provare questi colori multicrom, secondo me soltanto due valgono la pena. Poi magari fatemi sapere un po' voi, magari sugli swatches che vi ho fatto all'inizio, se anche gli altri due vi possono piacere. A me, ad esempio, catturano di più questi due. Poi questo nel particolare lo dovete avere, mi piace veramente tanto tanto tanto. Ovviamente sono dei colori multichrome, il che vuol dire che per gli amanti degli indie brand, può diciamo, scusate, lasciare un po' sgomento il prezzo legato alla singola cialdina e il fatto che ci sono altre marche di indie brand che producono palette. All'interno ce ne sono a migliaia di questi colori particolari e le palette costicchiano un po', ma valgono veramente la pena e magari ci sono più colori all'interno. Sto parlando ad esempio delle palette di Adept. Io sono novellina su questo campo, ma se vi piacciono gli indie brand e volete approfondirne di più, vi rimando al canale delle sorelle Le Martinos, Angela e Carmen. Mando un grande bacio anche a loro perché so che loro erano curiosi di vedere questi ombretti all'azione. Devo dire la verità, sarebbe stato meglio che avessero diminuito un pochino il prezzo, Però non metto in discussione il fatto che comunque hanno fatto un bel lavoro. Comunque delle belle formulazioni. Fatemi sapere qui sotto in un commentino se avete acquistato anche voi questi colori di Nabla, queste limited edition, e fatemi sapere se volete di nuovo all'azione questi colori nello specifico. Magari vi farò un look a parte con i colori che ho applicato soltanto sull'angolo interno o comunque sulla prima parte dell'occhio, perché magari così li vediamo un pochino meglio, un po' più estesi su tutta la palpebra. E fatemi sapere, li possiamo rimettere anche diciamo in gioco oppure su TikTok. Mi raccomando, seguitemi anche lì perché sto provando anche a fare dei video lì, magari su prodotti, palette che già vi ho recensito qua. Bene, il video è finito qui. Fatemi sapere qui sotto poi qual è il look che vi è piaciuto di più. Vi ripeto, il mio è questo qua, senza ombra di dubbio. E nulla, vi aspetto sotto i commenti perché voglio sapere veramente le vostre opinioni. So che vi scatenerete in parecchi dicendo no, non l'acquisto perché sono troppi soldi. Avete ragione, nel senso, sono tanti soldi. Però, se volete provare un determinato ombretto, io vi consiglio di questi due, perlomeno per i Magic Chrome. E nulla, fatemi sapere se sarete intenzionati appunto a acquistare uno di questi colori e se magari io non vi dico convinto, ma incuriosito. Il video finisce qui, non dimenticate di lasciarmi un bel like, di supportarmi anche iscrivendovi al canale e di attivare la campanellina per non perdervi le prossime novità. Vi mando un grande bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!